Buonasera a tutti, ho disposto la convocazione di un Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è concluso poco fa, è stato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri che ringrazio per la sua partecipazione ed è un Comitato Nazionale Ordine e Sicurezza Pubblica al termine del quale ho disposto alcune direttive. In primo luogo la intensificazione delle attività informative con il contributo del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo che all'interno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza rafforza lo scambio di informazioni tra i vari organismi di intelligence e le forze di polizia nazionali e straniere. Ho disposto il mantenimento del livello di allerta 2 del Paese. Noi siamo al secondo livello di allerta, ossia quello immediatamente precedente l'attacco in corso. All'interno del secondo livello di allerta ho disposto il potenziamento ulteriore di tutti i dispositivi di sicurezza sull'intero territorio nazionale, soprattutto nei confronti degli obiettivi cosiddetti sensibili. Abbiamo inviato una disposizione alle prefetture e alle questure per richiamare a una ulteriore attenzione il presidio dei luoghi più esposti al rischio e abbiamo anche disposto la intensificazione dei controlli sul territorio e già nelle prossime ore firmerò altri decreti di espulsione per consegnare alle autorità degli stati di origine soggetti che hanno mostrato di non rispettare le regole del nostro Paese. Le nostre strutture di intelligence e delle forze di polizia sono al lavoro 24 ore su 24 per fare il massimo della prevenzione possibile. Ma nessun paese può dirsi a rischio zero e i tragici fatti di questi tempi purtroppo ne sono la evidente dimostrazione. Il nemico è spesso dentro le porte delle nostre case. Nel nostro paese, in Europa, europei, considerando l'Europa il nostro paese, europei uccidono europei. Questo accade e per questo abbiamo affinato le nostre antenne sul territorio e ci siamo concentrati più che sull'azione, sulla pianificazione e sull'attività di vigilanza. L'Europa tutta è chiamata in causa e per questo motivo ora più che mai dobbiamo mettere a fattore comune ogni aspetto legato al contrasto della minaccia terroristica, dalle attività di indagine a quelle di intelligence, a quelle di prevenzione e di vigilanza fino ad arrivare a un sistema di controlli integrato che possa essere a disposizione di tutti i paesi della Unione Europea. Abbiamo lavorato anche oggi con il capo della Direzione Nazionale Antimafia che è diventato capo della Direzione Nazionale Antiterrorismo a seguito del nostro decreto per un ulteriore rafforzamento del collegamento tra le nostre forze di polizia e queste magistrature. Abbiamo rilanciato ulteriormente la proposta di un comitato di analisi strategica antiterrorismo e abbiamo riverificato le nostre procedure anche in base al Piano Nazionale per la gestione di eventi di natura terroristica, un vero e proprio protocollo che segna le linee guida di gestione delle attività di emergenza. Abbiamo fatto un punto sui risultati in materia di sicurezza che ci spingono proprio perché fin qui la nostra prevenzione ha funzionato e ha funzionato molto bene, che ci spingono ad andare avanti proprio perché le dimensioni globali di questa minaccia terroristica impongono la massima attenzione e il più grande sforzo per garantire gli italiani e la difesa dei nostri valori. Dal 1 gennaio 2015 a oggi sono state controllate 109.764 persone sospette. Sono state eseguite 2.249 perquisizioni su soggetti ritenuti contigui ad ambienti dell'estremismo religioso. Sono stati controllati 22.139 veicoli e i passeggeri di 241 navi. Sono state individuate
tra quelle che varcano queste navi, le rotte utilizzabili dai foreign fighters europei per recarsi in Siria o per ritornare in Europa. Sono state tratte in arresto 396 persone. Sono state indagate in stato di libertà 653 persone. Sono state eseguite 74 espulsioni per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi di prevenzione del terrorismo e nei confronti di soggetti che si sono evidenziati per il loro avanzato processo di radicalizzazione o per avere fornito sostegno ideologico alla causa dell'autoproclamato Stato Islamico. Tra loro, è bene ricordarlo, anche 5 imam, e dal 2002 a oggi sono complessivamente 23 i predicatori islamici espulsi dal nostro territorio. Inoltre, le Digos hanno tratto in arresto 73 persone, 48 delle quali coinvolte in indagini connesse al terrorismo internazionale. A queste vanno aggiunte altre 23 persone arrestate dai reparti antiterrorismo dei carabinieri. In particolare, questa mattina, in esecuzione di un mandato di cattura europeo, la Polizia di Stato ha arrestato vicino Napoli un cittadino iracheno noto alle autorità belghe e francesi per essere in contatto con dei terroristi, e sono in corso degli approfondimenti su questi rapporti oltre che sulle relazioni di questa persona nel territorio italiano. Questa è la forza del nostro paese, questa è la forza di una squadra che si chiama Stato, di una squadra che si chiama Italia, che fin qui nel nostro paese ha saputo prevenire il rischio terrorismo. Noi siamo del tutto consapevoli che non esista nessun paese a rischio zero, ma siamo altrettanto consapevoli che una buona azione di prevenzione è la ricetta migliore per evitare fatti come quelli che si sono verificati a Bruxelles. Noi esprimiamo tutto il nostro profondo cordoglio ai familiari delle vittime e a tutto il popolo belga, considerando il popolo belga un popolo di fratelli europei. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza a quel governo. Io ho avuto modo di esprimerla personalmente al collega belga e abbiamo il dovere di ricordare a noi stessi il valore fondamentale della libertà, perché è la libertà che è sotto attacco. I nostri nonni ce l'hanno regalata, i nostri padri ce l'hanno conservata, noi faremo di tutto per difenderla e poter a nostra volta regalarla ai nostri figli. Vi ringrazio.